Allora ragazzi, qui Sal 24 Aereo, ci siamo tornati su Pasaka TV con questo nuovo gioco, cioè nuovo gioco, già questo qui è il terzo episodio. Comunque, questo è Red Dead Redemption, capolavoro della Rockstar Games, e devo dire che ci ho fatto già qualche missione tra il secondo e il terzo episodio, ovviamente, e devo dire che mi sta piacendo davvero tanto, mi sta, diciamo, attirando, diciamo, se questo è il termine giusto. Vabbè, comunque, saltiamo questa parte, se no la guardiamo, dai. Comunque penso di fare un video che duri intorno circa 20-30 minuti, ora vedrete, vabbè, voi già lo sapete perché c'è scritto già nel video. Comunque, vabbè, vediamo questo qui che dice. Va bene, dai, saltiamo. No, prendiamo il nostro cavallo fidato. Che devo dire che... Oh, oddio, che scatti sto cavallo. Allora, seguiamo il tizio, vediamo dove ci portano. Sicuramente dovrò ammazzare qualcuno, quello è poco ma scontato. Vabbè, comunque ragazzi, tra poco inizieranno i comics, quindi sarà davvero, diciamo, bello, diciamo, come evento. Ora non so quando verrà caricato il video, comunque non so se già saranno stati, sono già iniziati, boh, ci sarà anche Omiatol, è solo per l'informazione, no? Omiatol, poi verrà Albi 418Y, insomma, vabbè, gente abbastanza famosa sul tubo, direi, insomma. Vabbè, vabbè, parliamo di Red Dead Redemption. È ambientato, come vedete, nel West, diciamo, sì. L'epoca penso che sia tardo 1800, non vorrei dire cazzate, insomma, un'epoca abbastanza combattuta tra, diciamo, i clan, vabbè, allora, magari sto dicendo tante stronzate, però non fate caso a quello che dico, ok? Solo così per intrattenere, insomma, alla meno peggio, diciamo. Allora, questo cavallino è più veloce di una Ferrari. E qui ce n'è uno libero. Come torna? Dai, ma cosa? Siete troppo lenti? Siete lenti? Lenti? Va bene, dai, camminiamo a 10 allora. Dai, cammina. Ma dietro cosa c'ha questo tizio? Io non capisco cosa sono. Ah, penso siano armi. Sì, credo siano armi. Ora, 50, 90 su 100, arriva qualcuno che da ammazzare, noi usciamo il nostro bel fucilazzo, poi ne abbiamo parecchi, abbiamo questo qui, Springfield, 4 colpi in canna, insomma, questo penso che sia una specie di cecchino con molto danno, poi c'è questa carabina di petizione, che non è niente male, e quello che userò io, insomma, sarà questo qua, il Winchester, che c'è anche su Code 4, se non sbaglio, ed è una buona arma, insomma, 10 colpi, niente male. Vabbè, fucile qui, vabbè, metto il Winchester, dai, se no la pistola, però, boh, sta revolver qua non mi dice nulla, ma meglio il Winchester, sì. Teniamo il vincere santo tra poco. Ecco, siamo arrivati al punto o no? No, ancora manca un po'. Dai, corri, corri. Oddio, ma quanto dura questo film? Just saying, there must be something behind this rebellion. Although you was behind the silver mask. Lies. Però magari serious lies. The peasants are spooked. Stare qua mezz'ora a non fare nulla, boh. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know.
Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. There is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural to someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money? Every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Who's this man we're looking for? The leader of the rebels? Abraham Reyes. He's a traitor, a liar, a coward and a sinner. A hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for the pathetic war. That's a nice image. He is from a rich family. A man born in a golden cradle who pretends to fight for the food. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcony giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. It's not far now. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Parrosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. If there's some bait they can refuse. Ok ragazzi, eccoci qua, ho dovuto tagliare il video perché sennò veniva troppo lungo, insomma sono più di mezz'ora lì a correre, insomma nel tragitto ci ho avuto troppo tempo, ora vediamo, penso che sia arrivato il punto diciamo cruciale. Ecco, devo scortare il treno, allora addentriamoci dentro questa missione. Scorta il treno, ok. Allora io dovrei impedire che diciamo dei banditi arrivano per saccheggiarlo, almeno non so, credo che sia così. Cioè il danno della locomotiva è sopra, almeno credo che sia quello. Vabbè, ok, non facciamoci investire dal treno perché potrebbe essere molto pericoloso. Ok, qui c'è un temporale che sta arrivando, questi tuoni, lampi imperterriti. Ma noi, come ho detto prima, abbiamo il nostro Winchester che è arma fenomenale, no? Insomma non è niente male, però devo dire. Eccoli, stanno arrivando. La peppina. Venite, ma venite tutti. Beh, facciamo una cosa, metto dall'altra parte io. Ok. Ok, mi metto qui ragazzi. Ah sì, dai, facciamo la Johnny Rambo. Che cazzo fa? Dai. Allora. Ah, ne arrivano due da lì. Allora, faccio vedere questa bellissima modalità. Pam pam. No, l'ho mancato, oddio. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare, bello? Sarebbe meglio però se io salissi sopra il tetto, così. Qui sarebbe un po' meglio. No, quello lì è alleato. No, questo qui è alleato. Ok. Ah,
Ok, guarda, spettacolo ragazzi. Tipo cinematografica la scena. Ok, dai. Vediamo se ne arrivano ancora. Miei belli, per amore di Dio. Vediamo un po'. Oh, non cascare, addio. Ma ora qui non è che batto la testa sopra... Ah no, vabbè, è abbastanza alto. Accucciamoci così almeno più protetti. E strage, strage. Ma moriste, sì, muori, muori. Ok. Ne arrivano altri due. Usiamo l'occhio. Uno. Due. Tre. Uno, due, tre. Via. No, uno l'ho mancato, mi sa. Vabbè. Capita. Oh. Via. Anche. No, non è morto. Ma guardalo, eh. Non muore, non muore. Ok. Comunque è una posizione abbastanza strategica questa. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Mi sa che la missione è finita, ora vedremo. Ma chiamiamo il nostro cavallo. E scendiamo, guardalo come scende. Ok. Abbiamo il nostro cavallino fidato. Vabbè, taglio il video, vediamo se, se è vicino o no, però vediamo. No, era qua. E subito. Niente tagli video. Ok. Perfetto. Siamo arrivati qua, penso che sia un bar, qualcosa, insomma. La residenza di qualcuno. Vediamo un po'. Eccoci qua ragazzi. Scusate, ho tagliato il video, ma ero morto. Questa è una missione abbastanza complicata. E uno è andato. Dobbiamo sconfiggere i ribelli che sono sopra il treno. Ah, un altro, via. E due, e tre, quattro. Ok, affianchiamo il treno. Saltiamo sopra il treno. Un pazzo, oddio, c'è la dinamite, non so cosa sia. Ora, finiamo. Oddio, che culo, eh. Scusate, ma c'era da dirlo. Sembra molto fiero questo qua. Sì, era un po' altino, devo dire, sì. Sì. C'era una morte certa, direi. Ok, la prima missione è andata. Siamo già a 15-16 minuti, no, penso un po' di meno. Saremo sui, boh, 13 minuti forse. Ok. Taglio il video, ci vediamo alla prossima missione. Allora, eccoci qua ragazzi. Dopo 25.000 anni di tragitto sono arrivato da questo qui che si chiama... No, cosa? Ritorno tra le 7 e le 10? Ma dai, ma stai zitto! No! Vabbè ragazzi, andiamo da L. Andiamo da L, stavolta non taglio il video perché sennò... Questo video dura 25.752.750 anni. Sì, scusate se ho detto in questo modo. Ammazziamo la gente, sì.
Durante il tragitto ammazziamo la gente, sì. Andiamo da questi qua che stanno in posti sperduti sopra le montagne del Far West. Sì, è normale sta cosa. Ma se anche vado da questo e mi dice che passa più tardi, sto cazzo, mi incazzo. E chiudo il gioco, no vabbè, scherzo. Vabbè, andiamo da L che è abbastanza vicino, ho visto. Dai, muoviti. E queste pianure desolate del Far West che non ci raccontano nulla. Che sono? Oh, chi è questo qua che spara? Ma, caccerà gli uccelli, ammazza gli uccelli. Poi ho visto che ci sono delle sfide, tipo se chiappi più piccioni vinci delle cose, tipo, boh, non ho capito bene come funzionano. Dopo andremo a vedere cosa sono, magari in un prossimo video. Allora, siamo arrivati da questo che abita dentro una capanna. No, ora qua, no, cosa è tra le 5 e le 2? Cioè, io ho fatto tutta sta strada per venire qua, ora tu mi vieni a dire, ritorna tra le 5 e le 2? Ma cosa? Cioè, da questo non ci posso andare, da questo non ci posso andare. Andiamo da D, allora. Che cavolo però, ragazzi, no? Non si può. Prima. Questo video sta durando 80 anni. Vabbè, qualche taglietto lo farò, però no, così non va bene. Vabbè, vediamo un po' che dici, oh, sveglio, boh, perché magari ok, ho capito, è tardi, però insomma non è potuto andare a letto alle 7 di sera, che cazzo. Ora sto cavallo si incazza perché gli do troppe cordate. Ora vado da D e mi va a dire, ti immagini, va a dire, oh, ritorna tra le 5 e le 2, ma vai a quel paese, dai. Vabbè, ancora quanto manca? Vabbè, dai, 2 minuti di strada, tanto sto cavallo è più veloce di una Ferrari, è una bestia sto cavallo, eh. Ha più cavalli questo cavallo che i cavalli della Ferrari, sì. Se passa a dire stronzate. Secondo me poi queste strade fanno allungare e basta, cioè guardate roba. Cioè uno deve fare tutte ste curve, non può andare dritto così, cioè. Ok, ho capito che ci sono i monti, però può camminare anche dritto, no? Ma io passo di qua. Vediamo un po'. Vado dritto. Vediamo se accorcio. Allora, qua non mi fa salire. Oddio, sdirupo. Va bene, dai. Andiamo da D. Dai, cammina, cavallino. Cavallino pazzo. Dai. Voglio stare tutto qui il tempo a dire dai. Non so tanto che lo dico. Ok. Cioè, ci sono cacciatori in vista. Quei cani lì, maledetti cani che ogni volta mi danno fastidio. Mi fa fare il giro turistico della città? Ah, ecco, si gira di qua, ok. Bene ragazzi, siamo arrivati. Manca poco. Questo cavallo che è imbizzarrito non capisce dove andare.
Vai, via. Come? Oh, wanted cosa? Che è wanted? Oh. No, oh, che cosa wanted? Wanted cosa? Oh. Oh, che wanted. Mi si scarica anche il cellulare. No, dai, sono morto. Vabbè, dai, ragazzi. Il video finisce qua con una morte così brutta, devastante. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, un commento, aggiungerlo a preferiti se vi è piaciuto questo video. E quindi ci vediamo al prossimo episodio. Bella, ragazzi.